Buongiorno e benvenuti a tutti, a chi ha potuto presenziare già ieri e a chi è qui per la prima volta. Direi che l'impressione della prima giornata è, almeno la mia, che è sicuramente di parte, è molto positiva. Speriamo di riuscire con tutte le sessioni che seguiranno sullo stesso livello che abbiamo già avuto ieri complessivamente durante la giornata e soprattutto di riuscire a mettere in piedi qualche cosa che abbia un seguito, no? Che riesca in qualche modo a influenzare decisioni che vengono assunte. Vi devo anche dire che c'è una ottima notizia riguardo alla nostra capacità di presa sull'opinione pubblica. Oggi la stampa, il quotidiano di Torino, ci dedica una pagina intera. Che è molto interessante perché il titolo che è fatto in termini giornalistici è crescita sostenibile, due punti, Politecnico diviso. E avendo io appreso di essere diviso, chiederei l'altra parte, diviso vuol dire due parti di solito, l'altra parte dove sia. Io ieri non l'ho notata, oggi forse non ci vedo bene, non la noto nemmeno ora. E comunque una divisione non è male, perché almeno uno ha un interlocutore. Noi a volte ci lamentiamo di assenza di interlocutori. Evidentemente qualcuno c'è, almeno uno di interlocutore da qualche parte ci deve essere. Proveremo magari a mandare un messaggio al Politecnico pregando i divisi di venire, perché così almeno discutiamo sulle divisioni tra di noi, ecco. Però il pubblico sa che il Politecnico è diviso. È una notizia importante, a noi era sfuggito. Bene, passerei a questo punto ai lavori della mattinata. La prima relazione, come avrete già visto dal programma, è di Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, il quale a mo' di introduzione ci parlerà ovviamente dei mutamenti climatici in atto, qual è la situazione oggi di questo particolare aspetto, questo particolare problema. Prego. Buongiorno a tutti, forse almeno sul clima abbiamo molta esperienza di divisioni, perché è da molti anni che i titoli dei giornali sono la comunità scientifica è divisa. In realtà con la pubblicazione del quinto rapporto sui cambiamenti climatici dell'IPCC mi sembra che molte di queste divisioni siano un po' scomparse come neve al sole, ed è anche in parte di questo che oggi vorrei parlarvi, in modo da mettere un po' a posto i dati aggiornati, recenti, anche con una prospettiva però locale. E quindi, partendo anche dai lavori che abbiamo fatto ieri, vi voglio solo proporre il volto della nostra musa ispiratrice, che è Aurelio Peccei, che ieri abbiamo nominato molte volte, ma mi piaceva anche mostrarvelo qui nella sua città, dove è nato nel 1908, e poi del resto e di tutto ciò che ha fatto ieri abbiamo ampiamente parlato. Volevo anche aggiungere qualcosa prima di arrivare al clima, parlandomi dei miei crauti, della mia choucroute, che si sta formando in questo momento nella mia cantina a circa 16 gradi di temperatura. È il mio primo esperimento, quindi fra 5 settimane vi dirò come è venuta. Si prende un vaso di terracotta che si compra in Alto Adige, perché nel resto d'Italia non c'è. Questo vaso è un vaso fermentatore. Si tagliano a listarelle i cavoli cappucci, si comprimono bene dentro questo vaso e poi si aspetta che il lavoro lo facciano due batteri lattici, organismi molto antichi nella storia della vita terrestre, di dimensioni, come vedete, micrometriche, che fanno un eccellente lavoro. Fermentano in assenza di ossigeno gli zuccheri contenuti nelle foglie dei cavoli e producono acido lattico, che è poi quello che dà il caratteristico gusto dei crauti e ne permette una conservazione stabile per più di un anno, senza frigorifero, senza niente. Un ottimo lavoro che i batteri fanno per noi. Questo ci dice anche quando si parla di importanza del capitale naturale della biosfera. Questo, per esempio, è uno degli innumerevoli servizi che la biosfera fa per noi. Ma io ve li mostro per un altro motivo.
perché è interessante proprio parlare di crescita usando i batteri, i quali non hanno capacità di scenario futuro. Sono degli organismi che si moltiplicano per divisione con una generazione piuttosto rapida, in condizioni ottimali alle temperature loro congeniali, quindi tra i 15 e i 20 gradi abbiamo una divisione ogni 20 minuti e quindi una crescita esponenziale. Questo grafico più o meno fa vedere le fasi di sviluppo di una popolazione in una nicchia, quindi in un ambiente confinato con risorsa limitata. La prima fase è sviluppo esponenziale della popolazione, quindi i batteri sono molto contenti, sono alla conquista dei crauti, alla conquista dei cavoli, alla conquista del loro universo. A un certo punto però cominciano a produrre acido lattico che per loro è un rifiuto e quindi via via che la concentrazione di acido lattico cresce, i batteri cominciano a sentirsi male e non riescono più a mangiare, intanto è diminuito anche lo zucchero totale contenuto nei cavoli, e a questo punto i batteri cominciano a rallentare la loro divisione e anzi possiamo proprio dire che cominciano a morire e il tasso di riproduzione dei batteri eguaglia quello di scomparsa e siamo in quella fase che potremmo definire un picco. Infine, quando la concentrazione di acido lattico ha superato l'1%, i batteri non sono più nelle condizioni di sopravvivere e cominciano a morire più rapidamente di quanto si moltiplicano fino ad arrivare sostanzialmente all'azzeramento dell'attività. Ecco che i crauti sono fatti, 6 settimane, quindi io li mangerò poco prima di Natale, sempre che non sia entrato ossigeno e tanti altri fattori che contribuiscono a questo delicato equilibrio. Ma la cosa fondamentale è che questa curva è molto simile a quella che abbiamo già visto come simbolo di questa conferenza e di tante altre curve che sono quelle che compaiono nella formulazione dei limiti della crescita e così via. Guardando questa curva noi sappiamo molto bene che ci collochiamo in una posizione molto vicina alla fase stazionaria, dove dovremmo essere capaci di fermarci e di guidarla. Questa è la grande nostra sfida, consapevolezza del limite e capacità di dominare e guidare una fase stazionaria e non di subirla. E il clima per noi è un po' come l'acido lattico dei batteri, per cui entriamo nel merito dell'oggetto della relazione, collocandola nel famoso grafico circolare di Rockström e collaboratori, che è già stato anche evocato ieri. Rockström, che lavora al Resilience Center dell'Università di Stoccolma, nel 2009 pubblica con altri 38 collaboratori questo fondamentale paper, che non è altro che un aggiornamento delle idee contenute nel rapporto I limiti della crescita del Club di Roma, dove ci sono le principali criticità dei sistemi naturali. Non stiamo a elencarle tutte, ne elenco solo due che sono strettamente connesse con il problema climatico. Il problema climatico è il settore in alto a ore 12, climate change, vedete che ha un cuneo rosso che esce già al di fuori della circonferenza verde, cioè vuol dire che siamo già al di fuori dei limiti di sicurezza tollerabili per la stabilità della nostra biosfera. E a suo immediato fianco, a destra, c'è l'acidificazione degli oceani, un problema enorme, è veramente un meccanismo gigantesco che stiamo mettendo in movimento e che sarà poi difficilissimo, se non impossibile, correggere a scala millenaria, perché andare a toccare una grandezza fisica come il pH nell'intera immensità degli oceani terrestri è qualcosa che, se avessimo dovuto decidere di farlo volontariamente, era quasi impossibile. Ci siamo riusciti dissolvendo una buona parte del CO2 rilasciata dalla combustione dei materiali fossili negli ultimi 200 anni, che ovviamente sciogliendosi nell'acqua oceanica ha cominciato ad abbassare il pH di 0,1 unità, e quindi essendo una scala logaritmica abbiamo circa il 20% di acidità in più, il che va a minacciare la formazione degli scheletri carbonatici
del microplancton, del fitoplancton, che come sapete è un anello fondamentale della catena trofica, nonché una base fotosintetizzante addirittura superiore a quella delle piante presenti sulle terre emerse. Poi ci sono tante altre criticità, citiamo però alcuni elementi che sono connessi in quelle che saranno le conseguenze del cambiamento climatico. In basso vediamo changing land use, quindi il problema dell'uso dei suoli ha importanti connessioni con il clima, in quanto va ad agire sul bilancio di carbonio o sull'albedo della superficie terrestre. Poi abbiamo quel cuneo rosso gigantesco che è il fattore in questo momento a maggior criticità insieme al ciclo dell'azoto a destra, che è la perdita di biodiversità, e questa è fortemente connessa con il clima, perché la pressione del cambiamento climatico va a incidere pesantemente sulla possibilità delle varie specie viventi, che si stimano essere attorno ai 15 milioni, di occupare certe nicchie e quindi di sopravvivere o di poter migrare. Un po' di attualità. Oggi è il 29 di ottobre e fa caldo. Vi siete tutti resi conto che si esce tranquillamente per le vie della città all'alba con una quindicina di gradi di valore minimo notturno, e durante il giorno si arriva tranquillamente a 20 gradi. Questi sono i valori dell'ultima metà di questo mese su Torino, e vediamo che in effetti da circa una decina di giorni siamo in una fase di forte anomalia termica positiva. La linea blu sono le temperature minime giornaliere a Torino, i puntini rossi sono le temperature massime, e vediamo che proprio in questa ultima settimana i valori minimi, che di norma, se seguiamo la linea nera più bassa, dovrebbero essere ormai al di sotto dei 10 gradi, attorno agli 8 gradi di valore minimo a quest'ora, al mattino, sono in realtà attorno ai 14-15, quindi con 5-6 gradi di anomalia positiva. Anche le massime sono decisamente sopra, attorno ai 20 gradi, mentre dovrebbero trovarsi di norma sui 15-16. E quindi si stanno facendo sempre più frequenti questi periodi di anomalia positiva, che poi vanno inseriti evidentemente sul contesto geografico a scale via via più vaste, fino ad arrivare a quella globale. Ma andiamo un po' indietro per fare un po' di storia. L'effetto serra è un processo fisico atmosferico già noto da oltre 100 anni, e tra l'altro compreso dai grandi nomi della fisica e della matematica, Fourier per esempio, ma nel caso della formulazione più corretta dell'aumento di effetto serra procurato da un eventuale incremento della quantità di CO2 in atmosfera, dobbiamo risalire a un Nobel per la chimica, che è Svante Arrhenius, svedese, che nel 1896 pubblica il primo lavoro dove esegue proprio dei calcoli estremamente tediosi in mancanza di calcolatori elettronici, ma che arrivano a definire un valore che, pur con tanti errori e incertezze che allora c'erano, non è così sbagliato rispetto all'aumento termico in caso di raddoppio della concentrazione atmosferica, che abbiamo ottenuto oggi con modelli estremamente più corretti, più sofisticati, e con le misure in atmosfera e da satellite. Il problema viene messo da parte, nonostante sia pubblicato sul Philosophical Magazine, quindi delle grandi riviste scientifiche dell'epoca. Poi abbiamo una guerra mondiale in mezzo e va un po' nel dimenticatoio. Tuttavia, negli anni 30, in riviste anche di divulgazione scientifica come questa, Modern Mechanics negli Stati Uniti, abbiamo piccoli trafiletti di ricercatori che tengono viva la fiammella della ricerca sul riscaldamento globale indotto dall'aumento della concentrazione di CO2 antropogenico. E qui vediamo, in questo trafiletto c'è un titolo molto esplicito, molto più chiaro di quello della stampa di oggi: Carbon dioxide hits the earth. Mi sembra che piano, pulito, non c'è scritto, siamo divisi.
ancora un altro lavoro, questa volta degli anni 50, dove, come dice anche, come ci fa vedere l'immagine di copertina con questo sommergibile, si sta instaurando la guerra fredda, e qui abbiamo invece una formulazione già molto più analitica, grazie a Gilbert Plass, fisico canadese, che viene ingaggiato dall'amministrazione militare degli Stati Uniti per fare le prime misure di tracciamento infrarosso dei missili a inseguimento nell'infrarosso. E quindi diventa importante capire meglio come agisce la CO2 in alta atmosfera, e lì si capisce qualcosa di più di quello che aveva già previsto Arrhenius. Come vedete, siamo negli anni 50 e, anche se è un argomento estremamente marginale del dibattito scientifico, c'è un filo rosso che mantiene viva l'attenzione, fino ad arrivare al 1967, e lo cito questo perché mi sembra importante metterlo in relazione con gli anni nei quali nasce il Club di Roma e nei quali si comincerà a studiare la dinamica dei sistemi che porterà al rapporto i limiti della crescita. E a Princeton abbiamo Syukuro Manabe, che è un giapponese ormai naturalizzato americano, il quale fa girare il primo modello di simulazione matematica del clima, non della meteorologia, perché lì eravamo negli primi anni 50. Nel 53 era stato fatto girare il primo modello di simulazione meteorologica a computer, con i primi calcolatori a valvole pionieristici. Nel 67 viene fatto girare invece il primo modello di simulazione di aumento della temperatura per cambiamento della forzante radiativa a causa di aumento di CO2. Quindi anche spesso quando sentiamo dire che negli anni 60-70 il timore era di una nuova glaciazione, è errato. La nuova glaciazione occupava le pagine specialmente delle riviste di divulgazione scientifica in relazione al timore di un inverno nucleare. Ma in realtà la ricerca climatologica di quei pochi che la facevano era già concentrata sul problema del riscaldamento globale a causa dell'aumento di CO2. Nel 1987 esce questa copertina di Time, quella a sinistra, che poi verrà ulteriormente ripresa a intervalli più o meno regolari con quell'altra del 2006, che ci fa vedere come il problema del riscaldamento globale irrompe nella scena pubblica, nella informazione di massa. Un anno dopo quella copertina di Time, quindi nel 1988, viene fondato l'IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, un'agenzia speciale delle Nazioni Unite, che tutti pensano sia una grossa struttura con centinaia di dipendenti, e spesso viene anche etichettata come un luogo quindi di parte dove si tende a dare più enfasi al problema del cambiamento climatico, non fosse altro che per ricevere del potere e dei finanziamenti. In realtà la sede dell'IPCC è all'ottavo piano di questo bel palazzo ad alta efficienza energetica a Ginevra, a un paio d'ore di auto da qui, ed è una segreteria che occupa non più di una quindicina di persone. La spina dorsale dell'IPCC sono i ricercatori scelti con criteri di merito scientifico da ogni paese del mondo che fa parte dell'IPCC, che praticamente vede sottoscrivere la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici da 195 stati sovrani, cioè praticamente tutti. E ogni ricercatore di ogni paese, compresa l'Italia, esprime a titolo di rappresentanza, potremmo dire quasi diplomatica, il contributo alla conoscenza della scienza del clima all'interno delle linee guida che sono stabilite da questo organo, con un processo di valutazione rigorosa della qualità scientifica che direi non ha eguali oggi nel mondo per altri settori scientifici. Mi piace però ricordare una conferenza importante che si tenne a Torino nel 1989, quindi siamo appena un anno dopo la fondazione dell'IPCC. Io allora ero studente e mi ricordo che vi partecipai con grande interesse. Fu una conferenza dal titolo Atmosfera, Clima e Uomo,
guardate come si era già perfettamente consapevoli e coerenti con i problemi di cui parliamo oggi, che fu finanziata dalla Fondazione San Paolo, oggi Compagnia di San Paolo, una delle più grandi fondazioni bancarie d'Italia, a testimonianza di come c'era un'attenzione per questi temi allora considerati d'avanguardia. La conferenza internazionale Atmosfera, Clima e Uomo portò a Torino anche un premio Nobel, che era Ilya Prigogine, con molti altri studiosi pionieri del cambiamento climatico e rappresentanti delle accademie delle scienze americana e dell'Unione Europea. Le conclusioni di quel convegno diedero luogo a titoli sui giornali, sono sempre titoli giornalistici, però c'era una descrizione fondamentalmente corretta della problematica. Questo è l'articolo uscito su Repubblica il 17 gennaio del 1989, non l'ho riportato tutto, ma se lo si legge è molto più chiaro e pulito, lineare, limpido di quante siano invece le discussioni odierne, 20 e passa anni dopo. Allora, questa la vorrei mettere in continuità, questa conferenza che abbiamo organizzato qui al Politecnico, e voglio ancora una volta ringraziare il professor Tartaglia per il suo enorme impegno organizzativo di questi mesi. Questa conferenza io la vedo come una continuità con PCEI e con questo importante incontro ormai nell'oblio. Ci sono 3 riferimenti su Google di questa conferenza, prevalentemente per il libro degli atti contenuto nelle biblioteche, ma lì c'era scritto tutto ciò che si doveva già sapere per la formulazione del problema climatico, quando l'IPCC non aveva ancora pubblicato il suo primo rapporto. Nel 1992 viene siglata la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici in occasione della conferenza di Rio. E qui si dice che il problema del cambiamento climatico è la più grande sfida davanti all'umanità. Sono passati oltre 20 anni e non è che abbiamo fatto grandi progressi rispetto a questa dichiarazione. Certo, c'è stato in mezzo il protocollo di Kyoto, che viene proposto nel 1997, rimane ben 7 anni fermo perché non si può ratificare finché non firmano gli stati che insieme emettono il 55% della CO2, mancando gli Stati Uniti, perché siamo negli anni in cui Bush dichiara che il livello di vita degli americani non è negoziabile e rifiuta di firmare il protocollo di Kyoto, si rimane in stallo fino al 2005, anno nel quale la Russia decide di firmarlo e si raggiunge il quorum. Il protocollo di Kyoto diventa operativo, ma ahimè è durato poco, è già scaduto nel dicembre scorso. E ha fatto quello che ha fatto. È stato indubbiamente un grande esperimento, soprattutto direi di diplomazia e di amministrazione di diritto internazionale. Ha messo le basi per comprendere come gestire gli scambi economici di CO2 e i processi di miglioramento tecnologico per la riduzione delle emissioni, ma adesso stiamo attendendo il 2015. Fra un mese circa ci sarà la 19ª conferenza delle parti. L'anno scorso era stata a Doha in Qatar e ha concluso poco. Penso che anche questa di Cracovia, che comincerà fra un mese, non darà grandi risultati, perché nonostante l'uscita un mese fa del 5º rapporto sul cambiamento climatico, quindi sulle basi fisiche del cambiamento climatico, si è un po' rimandato tutto alla COP20 di Parigi 2015, che poi dovrà stabilire il prosieguo del protocollo di Kyoto. Ecco, vedete che quindi c'è una storia già consolidata anche da un punto di vista del diritto internazionale sui problemi di cambiamento climatico ampiamente accettati, ma abbiamo perso, come abbiamo perso tempo per il rapporto I limiti della crescita dal 1972 a oggi, stiamo perdendo tempo anche sul problema climatico. La termodinamica non chiede permesso e prosegue inesorabile, mentre noi facciamo molte chiacchiere politiche nell'attesa di trovare degli accordi prevalentemente di natura economica. Ora entriamo nel merito invece prettamente delle grandezze fisiche del clima. Allora è ovvio che se la CO2 viene vista, CO2, parliamo di CO2 equivalente, perché non c'è solo CO2, ma è il gas di gran lunga più importante in termini quantitativi.
Se la CO2 è ritenuta da 100 anni da Svante Arrhenius come l'agente di cambiamento climatico antropogenico, uno dei primi obiettivi era stabilire quanta ce ne fosse nel passato. Ed ecco che allora andiamo in Antartide, nella base franco-italiana di Concordia, dove negli scorsi anni si è carotato lo spessore della calotta, che è di più di 3.000 metri, raggiungendo una profondità di 3.270 metri. Penso che quella bottiglia di champagne fosse congelata, ovviamente, non l'hanno mai aperta, perché anche nelle cattedrali, che sono questi shelter, più o meno a temperature dell'ordine di 20-30 gradi sotto zero, fuori 50 sotto zero, nelle giornate più fredde dell'inverno meno 90. Questo per dire che fare ricerca sul clima in qualche caso è vero eroismo, perché ci si fa male con quelle temperature. Ed ecco che nel 2005 compare sulla copertina di Science un elemento della carota epica dal nome del progetto europeo di carotaggio antartico, nelle cui bollicine è contenuta l'aria fossile, che poi è stata analizzata producendo questo famoso grafico, che contiene l'andamento delle concentrazioni di CO2, curva rossa in basso, degli ultimi 800.000 anni. A destra siamo nel passato remoto, quindi attorno alle profondità di 3.000 metri nella carota. La sedimentazione del ghiaccio si suppone sostanzialmente cronologicamente sovrapposta, quindi con gli strati più vecchi in basso e quelli più giovani in alto. Non è banale, perché ci sono dei flussi interni, c'è stata una fisica della glaciologica che si è molto sviluppata per interpretare correttamente questi dati, perché non è proprio tutto così lineare come sembra, però si è arrivati a una ottima qualità di queste misure, che ci permettono di verificare come CO2 sia variata per motivi naturali del sistema climatico da un valore minimo attorno alle 180 parti per milione, che corrisponde ai periodi glaciali, e ne contiamo 9, incluso l'ultimo di cui compare soltanto un pezzetto del ciclo glaciale, 9 glaciazioni e i relativi interglaciali, che sono i periodi di clima mite simile a quello attuale, nei quali la concentrazione massima raggiunta attorno ai 330.000 anni fa fu di 300 parti per milione, eccola qui. Quindi 180 i valori minimi, glaciazione, poco effetto serra, poca CO2, quindi grande dispersione termica del pianeta, e invece 300 parti per milione, temperature più elevate attorno a quelle attuali. Ora, la storia dell'uomo, di Homo sapiens, si colloca soltanto in questi ultimi 200.000 anni. Homo sapiens vive due glaciazioni due interglaciali. Oggi noi siamo nel secondo interglaciale mite della nostra specie, della nostra storia. Però guardate che cosa succede negli ultimi 150 anni dalla rivoluzione industriale. Svante Arrhenius calcola concentrazioni di CO2 in atmosfera attorno alle 300 parti per milione. Oggi noi sappiamo da misure più precise che eravamo attorno a 290 all'epoca della stesura del suo contributo. Oggi siamo ormai a 400 parti per milione, il dato attuale è di 400. Questa parte di grafico compresa tra queste due linee tratteggiate è il fattore forzante antropogenico, cioè questo l'abbiamo fatto noi, liberando le riserve di materiali fossili che non partecipavano da centinaia di milioni di anni agli scambi con atmosfera e oceani. Sopra vedete anche la correlazione con gli andamenti termici ottenuti con i delta di ossigeno pesante e leggero, 16-18, che sono un po' il termometro geochimico della Terra. Ovviamente questi sono dati proxy, non sono dati misurati da uno strumento, però i livelli di affidabilità ormai sono molto elevati. Questa invece è la curva misurata da quando Charles Keeling nel 1957, con pochissimi mezzi economici a disposizione, fonda il pionieristico osservatorio della concentrazione di CO2 in continuo a Mauna Loa, nelle isole Hawaii, quindi in pieno Oceano Pacifico. E questa curva è diventata ormai famosa, perché qui abbiamo
le oscillazioni annuali della quantità di CO2 dovuta all'attività delle piante fotosintetizzanti sul continente, quindi in zone boreali, che emettono CO2 adesso, nel periodo invernale, quando perdono le foglie, e ne immagazzinano una parte durante l'estate. Questo è l'oscillazione, possiamo dire, il respiro della Terra, ma sarebbe dovuto rimanere costante questa linea. E invece vediamo che abbiamo un incremento che porta dalle 310 parti per milione del 1957 alle attuali 400 raggiunte pochi mesi fa, a maggio. Un valore simbolico, perché dobbiamo risalire a circa 3 milioni di anni fa per trovare una Terra con uguale concentrazione di CO2. Nella carota epica non abbiamo un periodo così lungo, siamo a 800.000 anni, però abbiamo dei campionamenti meno continui, sono più discreti, però che riescono a ricostruire la concentrazione di CO2 con i sedimenti oceanici anche per alcuni milioni di anni. E il fatto che 400 parti per milione fosse un valore di una Terra nel medio pliocene con condizioni paleoclimatiche ricostruite che ci danno circa 3 gradi in più di media planetaria, con 10 gradi in più però nelle zone polari, in particolare nell'emisfero nord, quasi completa fusione della calotta glaciale groenlandese e 25 metri di mare in più, sia per fusione dei ghiacci sia per espansione termica delle acque. Ecco, noi stiamo fabbricando un pianeta, stiamo producendo le condizioni del pianeta che ci porteranno a una Terra di questo genere, e non è poco. Già solo i 25 metri di mare in più spaventano, e poi c'è tutto il resto che condizionerà la biosfera con un aumento di temperatura di questo genere. È ovvio che ci vuole del tempo. Ieri abbiamo molto parlato di inerzia dei sistemi, gli oceani e così via. Quindi abbiamo 400 parti per milione, abbiamo girato la rotella del termostato, la caldaia si è messa in moto, la casa si scalderà fra 2 o 3 giorni, e così capiterà al pianeta magari fra 2 o 3 secoli. I dati proxy permettono di ricostruire anche gli andamenti termici ormai con una certa affidabilità sugli ultimi 10.000 anni, cioè l'Olocene, di cui gli ultimi 200, abbiamo già detto, Paul Crutzen suggerisce di chiamare Antropocene per la firma così evidente delle attività umane. Allora, poi dopo andiamo a spiegare questa curva di Marcotte, che è una recente pubblicazione che mette insieme tutto ciò che si sa della ricostruzione termica degli ultimi, del post-glaciale, dal termine dell'ultima glaciazione, ma vediamo prima i metodi, come si fa ad arrivare lì. Uno l'abbiamo già visto, i dati contenuti nel ghiaccio antico, l'altro è la dendroclimatologia, quindi l'esame di legni o recenti o soprattutto fossili antichi, che in base alla perturbazione, alla crescita annuale indotta prevalentemente da fattori di stress climatico, quindi o siccità o eccessi di temperatura o al contrario deficit termici, permette ormai di costruire con una certa ragionevole precisione gli andamenti termici, quantomeno della stagione estiva, in molte zone del pianeta. Poi abbiamo le torbe. Nella torba, ambiente a pH molto acido, siamo attorno a 5, i prodotti vegetali che ogni anno si depositano non vengono decomposti, un po' per le basse temperature delle zone dove in genere si formano le torbiere e un po' per questo pH molto acido. Andando oggi ad analizzare il contenuto pollinico, grazie al fatto che i pollini sono di un polimero naturale poco degradabile, soprattutto in queste condizioni di acidità, quindi la forma dei pollini, la morfologia è molto riconoscibile e si può attribuire alle tipologie vegetali dominanti nelle epoche nelle quali le datazioni ci forniscono la sequenza cronologica, e quindi si può ricostruire anche indirettamente la temperatura in base alle frequenze o alle presenze di certe essenze vegetali. Questo è il nostro contributo locale a questa conoscenza, ve lo faccio vedere per curiosità perché è una ricerca recentissima. 15 giorni fa abbiamo eseguito i carotaggi nella torbiera Pessei del Parco del Montavic, a 60 km da qui circa, una torbiera a quasi 2000 metri di quota, dove abbiamo estratto carote di circa una decina di metri di profondità,
con contributo poi di lavoro di un gruppo qui che nasce a Torino, in Università di Torino, e con colleghi un po' in giro per l'Europa. Abbiamo 130 centimetri di torba che, grazie a una datazione di un tronco fossile trovato a 40 centimetri, qui sappiamo già che siamo a circa 2300 anni fa, quando c'era Alessandro Magno, ecco, si formava questo pezzo di torbiera. Pensiamo, dai primi dati, ma non li abbiamo ancora, che la torbiera possa avere circa 4000 anni. La torbiera si insedia su sedimenti argillosi del post-glaciale, in questo che doveva essere un lago prima della formazione della vegetazione palustre. Siamo stati fortunati, questo è il bello della ricerca, perché fare lavori di questo genere costa in termini di investimento economico, ma con soli 3 fori abbiamo avuto la fortuna di intercettare un tronco a 5 metri di profondità, portato probabilmente da un'alluvione all'interno del lago. E in questo momento in datazione C14, e questo ci dirà a che età risale la parte inferiore della torbiera, del sedimento, e ci darà utili informazioni. Speriamo che sia di 7-8 mila anni fa. Ma abbiamo fortunatamente molti altri reperti che ci aiutano a costruire questa curva. Uno di questi è la famosa mummia Ötzi, emersa sul ghiacciaio del Similaun al confine con l'Austria nel 1991, un dato fondamentale per la ricostruzione del clima alpino. Infatti la mummia Ötzi, questo è il punto dove è stata rinvenuta, è un cacciatore dell'età del rame, datato 5300 anni dal presente, che è stato rinvenuto con tutti i suoi abiti, tutti i suoi materiali fortemente degradabili. Sono delle mantelle di materiale vegetale e delle pelli di animali, addirittura delle foglie contenute dentro le bisacce, dei funghi, i calzari con il fieno per tenere caldo il piede. Materiale che, se si trova all'aria, alle intemperie, per pochi mesi, scompare. Il fatto che si sia conservato per 5300 anni è una prova robusta che il ghiacciaio non è mai stato così ridotto negli ultimi 5000 anni. E spazza via, tra l'altro, tutta una serie di chiacchiere di paleoclimatologia letteraria degli anni 30, che ponevano il Medioevo come periodo caldo, molto più caldo dell'attuale. Nel primo rapporto dell'IPCC del 1990 c'è una curva di ricostruzione dell'Olocene, con i pochi dati che c'erano allora, che prospettava un Medioevo probabilmente caldo come il periodo attuale, o addirittura più caldo. Ecco, direi che oggi questo si può ridimensionare proprio grazie anche ai ritrovamenti archeologici, che sono stati tantissimi negli ultimi anni a causa del ritiro dei ghiacciai. Questo è il secondo grande gruppo di ritrovamenti di circa 4000 anni dal presente, emersi allo Schneedejoch in Svizzera, quindi siamo appena anche qui a poche centinaia di chilometri a nord di Torino. In questo passaggio storico i cacciatori perdevano scarpe, pantaloni di cuoio. Non è stata trovata mummia, ma sono stati trovati oltre 4000 reperti. Ecco, qua ne vedete alcuni esempi. Questa è una scarpa dell'età del ferro. Materiali che, questa è invece una tunica di lana che è stata ritrovata in Norvegia pochi anni fa, nel ghiacciaio Lenbren. È una tunica di 1700 anni da oggi, perfettamente conservata, perduta da qualche cacciatore e che è rimasta nel ghiaccio fino a oggi. Quindi stiamo ritrovando ciò che il ghiaccio aveva custodito senza soluzione di continuità per gli ultimi millenni, una prova forte dello stato di sofferenza attuale dei ghiacciai, che è già stata sancita da delle pubblicazioni internazionali molto chiare, che dicono con forza, vedete che affermazioni che sono robuste, che il ritiro attuale dei ghiacciai non ha precedenti almeno negli ultimi 5000 anni, e possiamo aggiungere noi almeno nelle Alpi. Ma sappiamo anche che da ritrovamenti nelle Ande gli andamenti sono simili. Questa è la ricostruzione più completa che possiamo mettere in prospettiva, aggiungendoci anche il futuro, dell'evoluzione termica planetaria dal termine dell'ultima glaciazione. Qui siamo attorno a 20.000-22.000 anni dal presente, circa 3 gradi e mezzo in meno a livello planetario. Vedete che è lo stesso ordine di grandezza dei circa 3 gradi in più che ci aspettiamo per i prossimi 100 anni. Quindi noi stiamo facendo
un cambiamento imponente nelle condizioni termiche del pianeta, pari a quello che c'è stato per motivi orbitali e quindi di disponibilità di radiazione solare nel periodo arcaico. Dal postglaciale arriviamo all'Olocene, periodo caldo dell'Olocene che vedremo in dettaglio circa 6-7 mila anni fa, diminuzione perché il massimo di radiazione solare postglaciale, massimo orbitale, si colloca circa 7 mila anni fa, quindi questa diminuzione è già, possiamo dire, il declino verso la prossima glaciazione, niente paura, 50 mila anni. Sovvertita completamente dall'arrivo della forzante radioattivo antropogenico con i combustibili fossili. Questa qui familiarmente si chiama la sedia a sdraio, adesso, ecco, come forma della curva. Prima c'era la mazza da hockey e adesso siamo alla sedia a sdraio. Va anche bene perché ci metteremo tutti a prendere il sole con un clima più caldo. Questo è l'Olocene invece alpino ricostruito con quei metodi che abbiamo visto prima. Usciamo dalla glaciazione, dal last glacial maximum, circa 4 gradi in un millennio, noi stiamo mettendo probabilmente 4 gradi in un secolo. Poi abbiamo il massimo termico olocenico, determinato proprio dal massimo orbitale, con 25 watt metro quadro in più in estate nell'emisfero nord, è quello che produce l'aumento termico e l'ascesa del limite della vegetazione alpina di oltre 200 metri, i famosi tronchi fossili che poi andiamo a trovare nelle torbiere, nei sedimenti lacustri. Termina il massimo orbitale di radiazione solare, entriamo in una fase di raffreddamento, qui muore Ötzi, la mummia, l'uomo dei ghiacci del Similaun, eccolo qui, 5300 anni dal presente, e entriamo in una cosiddetta fase di neoglaciazione. Cioè le Alpi tornano a essere piuttosto fredde con piccole fluttuazioni che oggi sappiamo essere determinate in massima parte dalla circolazione oceanica e dalla combinazione delle eruzioni vulcaniche, quindi molte eruzioni vulcaniche esplosive soprattutto ai tropici condizionavano poi per alcuni anni la disponibilità di radiazione solare con conseguenti raffreddamenti. Se queste esplosioni erano successive, si poteva mettere in atto un periodo particolarmente freddo, ne troviamo alcuni. Il più famoso di tutti e anche il più intenso fu la piccola età glaciale, Little Ice Age, che troviamo dal 1300 al 1850. Oggi sappiamo perfettamente che è determinata da anomalie nella circolazione dell'Atlantico settentrionale e da un complesso casuale di eruzioni vulcaniche. Termina la Little Ice Age ed ecco che ci troviamo in salita e ora qui stiamo lasciando proprio in questi anni ogni confronto con la variabilità termica precedente di tutto l'Olocene. Io direi che l'ultimo decennio è probabilmente ormai al di sopra del massimo termico olocenico. Il clima medievale è particolarmente interessante perché è già documentato da molte transazioni commerciali e cronache storiche, ed è anche un periodo, come abbiamo visto, molto discusso, che si presta a un facile negazionismo. Il Medioevo era più caldo, la Groenlandia era verde, queste sono le chiacchiere che si sentono dire nel Millibar, il bar dei meteorologi. Qui vediamo nelle iconcine classiche del Medioevo i mesi, ma abbiamo fatto qualcosa di più. Nell'ultimo anno abbiamo compilato un database con delle anomalie più o meno rese quantitative con attribuzione di indici di intensità e vediamo che il Medioevo cosiddetto caldo non risulta. In realtà attorno all'anno 1000, che dovrebbe essere il periodo più caldo interpretato dalle fonti così storiche precedenti, e invece confermato piuttosto freddo dall'assenza di grandi picchi di periodi caldi e invece da una elevata frequenza di inverni e di estati anche molto fredde. Si infittiscono particolarmente nella parte più recente, attorno al 1300-1400, perché migliora la quantità delle fonti, quindi qua c'è un bias notevole di numero di fonti, ma ci serve per metterlo in fase con i dati proxy ottenuti dalle torbiere, ottenuti dai ghiacci.
Un indice interessante sono le gelate dei fiumi, che ci permettono di tracciare una soglia termica importante. Sappiamo che i fiumi padani o i fiumi europei gelano solo con la combinazione di almeno una decina di giorni di temperature di almeno 10 gradi sotto zero, e quindi sono un buon indicatore dei cold spells, delle ondate di freddo. E vediamo che anche in pieno medioevo, supposto caldo, abbiamo almeno tra i 2 e i 5 episodi nel cinquantennio di gelo fluviale, mentre per confronto vedete che nella nostra contemporaneità non ne abbiamo più. Nella prima metà del Novecento c'è un solo episodio, e tra l'altro sono tutti documentati, non ce ne sfugge uno di quelli recenti, mentre in passato possiamo immaginare che qualcuno non ci sia arrivato nelle cronache, e addirittura nella seconda metà del Novecento non ce n'è nemmeno uno. Con i dati invece misurati dagli osservatori meteorologici siamo in grado di ricostruire curve più affidabili. Qui vediamo l'uscita dalla piccola età glaciale, fine dell'Ottocento, graduale, possiamo dire, ritorno a condizioni neutre verso la metà del Novecento a causa della cessazione delle forzanti vulcaniche, ma poi ecco che arriva a palesarsi il forzante radiativo da CO2, e qui entriamo nella fase di aumento termico recente. A Torino abbiamo una lunga serie di dati misurati dal 1753 e vediamo che l'andamento viene rispettato, le fluttuazioni sono molto pronunciate, ma l'aumento termico degli ultimi 20-30 anni è inequivocabile e raggiunge i massimi assoluti dell'intera serie. Questi tra l'altro sono dati che ci servono per il monitoraggio continuo dello stato attuale del clima. Qui vediamo l'estate, con la famosa estate 2003 che ha toccato un picco, assolutamente un outlier nelle temperature del trimestre estivo, che possiamo considerare anche questo uno spartiacque climatologico, che tra l'altro in Europa ha causato vittime dirette stimate oggi tra le 36.000 e le 70.000. Mi chiedo come mai in Europa non si riesca ancora ad avere un numero affidabile, però questo è il range, è comunque un numero importante, è un numero da guerra. Una sola estate calda nell'Europa occidentale ha causato decine di migliaia di vittime, e sappiamo che poi l'ondata successiva, che si è invece posizionata sulla Russia nell'estate del 2010, ha causato probabilmente altre 50.000 vittime. Questa invece è la curva ormai più nota degli ultimi 150 anni, cioè da quando il campione di osservatori meteorologici nel mondo è sufficientemente distribuito a livello spaziale per avere una curva planetaria. Quindi cominciamo dal 1850, viviamo nel periodo più caldo attuale, ma probabilmente è il più caldo da 5 millenni, almeno nell'emisfero nord. L'ultimo rapporto IPCC dice il più caldo almeno da 1400 anni a livello planetario. C'è in questi mesi e in questi anni di nuovo il riflusso negazionista del fatto che il riscaldamento si è fermato. Quindi, nonostante il continuo aumento di CO2, negli ultimi 10 anni non ci sono grandi trend visibili. Ma basta guardare l'andamento della curva precedente per capire che le fluttuazioni sono importanti, il rumore è elevato rispetto al trend secolare. Quindi i 10 anni attuali non sono sicuramente sufficienti per giudicare, e inoltre sappiamo che dagli ultimi lavori buona parte dell'energia in surplus nel sistema terrestre viene immagazzinata attualmente negli oceani, che si stanno riscaldando, si stanno ventilando, cioè abbiamo un rimescolamento delle acque profonde che catturano l'energia in surplus, e quindi vedete che atmosfera, continenti, fusione dei ghiacci contribuiscono per punti percentuali rispetto invece alla parte gigantesca dell'accumulo di energia nei primi 700 metri di oceano. Anche qui stiamo mettendo in moto un gigante che poi, quando ci restituirà o quando cambierà la circolazione atmosferica globale, sarà impossibile da fermare. Poi abbiamo gli eventi estremi, ecco qui la siccità degli Stati Uniti dell'anno scorso, con grave perdita del raccolto di cereali, la diminuzione dei ghiacciai. Io credo di avere solo più qualche minuto, vero Angelo? Quindi vado un po' in chiusura rapidamente, perché ormai vi dico delle cose che sempre più sono l'attualità. I ghiacciai alpini, basta guardarli, non c'è bisogno di grandi spiegazioni, sono tutti in forte disequilibrio
il bilancio di massa è negativo ovunque, perdiamo già oggi nelle condizioni attuali un metro di ghiaccio all'anno in media sulle Alpi. Ecco, qui vedete le curve di riduzione dei bilanci di massa alpini. Stimiamo che già a condizioni attuali i ghiacciai avranno circa 30-40 anni di vita sulle Alpi, ma con i modelli attesi in base agli aumenti termici attesi dagli scenari, ormai è chiaro che attorno al 2050 probabilmente non resterà che il... alla fine del 2100, scusate, qui non resterà che circa il 10% della superficie glaciale attuale, che è attorno ai 2000 km quadrati sulle Alpi. Era 4000 km quadrati all'inizio del Novecento, quindi abbiamo già perso il 50% in un secolo per questo aumento termico di circa 1,5 gradi e ci attendiamo la completa scomparsa del panorama glaciale alpino. Poi c'è il ghiaccio artico, anche qui abbiamo negli ultimi anni raggiunto i valori minimi di estensione della banchisa polare, al di là delle peggiori previsioni di scenario che erano state fatte 20 anni fa. Cioè, chi ci chiamava catastrofisti 20 anni fa perché dicevamo che verso i primi anni del XXI secolo si sarebbero raggiunti valori di riduzione così importanti della banchisa polare, oggi vede che siamo arrivati a valori addirittura al di fuori dell'inviluppo degli scenari di riduzione. Tenete presente che questo ha un grande feedback energetico sull'intero pianeta, perché quando togliamo il ghiaccio cambiamo l'albedo in modo opposto, proprio abbiamo il ghiaccio che riflette quasi tutta la radiazione solare e abbiamo il mare invece scuro che la cattura. Quindi senza cambiare nessun altro parametro, solo togliendo superficie di ghiaccio in estate, abbiamo un feedback forte sul bilancio energetico planetario. E arriviamo infine all'ultimo rapporto IPCC, esce a Stoccolma il 27 di settembre, è il primo volume, il primo working group, il numero uno, poi avremo adesso fra pochi mesi la pubblicazione degli altri due, cioè mitigazione e adattamento. Non dice niente di nuovo, sapevamo già tutto con il precedente rapporto, il quarto, uscito nel 2007, si è voluto prendere tempo per i dubbi, gli scettici, il Politecnico è diviso, la scienza è divisa, questo fu detto nel 2007, abbiamo perso altri 6 anni per sentirci dire il paziente è sempre malato e peggiora. Certamente adesso conosciamo meglio, abbiamo fatto gli esami medici più raffinati, c'è stato una maggiore raffinatezza nella comprensione dei sintomi e nella formulazione della prognosi, però non cambia. Questa è l'attuale immagine che nel recente rapporto identifica la variazione termica dalla fine dell'Ottocento a oggi a livello planetario, circa un grado in più, 0.85. Qua vedete bene tutte le zone del pianeta si sono scaldate, meno una piccola area del nord Atlantico leggermente più fredda a causa della alterazione della circolazione termoalinea dell'Atlantico settentrionale dovuta all'imponente fusione dei ghiacci groenlandesi. Per il resto abbiamo invece delle anomalie anche di superiore ai 2 gradi in queste zone viola. I quadrati bianchi sono le zone invece dove non ci sono sufficienti dati per esprimersi. Ieri abbiamo detto che è importante fare scenari, che è la prima volta nella storia dell'umanità che possiamo guidare il futuro, perché abbiamo una scienza che ci permette di simulare questo futuro con ragionevole certezza o con ragionevole incertezza. Ecco, questo è un documento recentissimo, è stato pubblicato pochi giorni fa. Guardate le due più grandi accademie scientifiche del mondo, la Royal Society e la National Academy of Science, che cosa dicono? Proprio mettono un focus sul modellare il futuro della Terra. E questo nel clima lo si fa già da anni, i modelli climatici si sono molto evoluti negli ultimi anni, non sto adesso a ripercorrervi la storia, guardate anche soltanto le risoluzioni spaziali che sono passate da 500 chilometri nel primo rapporto degli anni 90, attualmente sui modelli globali siamo arrivati a una maglia di 50 chilometri, questo è ovvio che dà una maggiore affidabilità negli scenari. Il forzante radioattivo attuale, con tutti i contributi, sia CO2 sia
dei raffreddamenti e dei riscaldamenti, quindi c'è di mezzo anche gli aerosol raffreddanti, gli altri gas che non sono CO2, oggi è complessivamente di 2,3, più che 2,2-2,3 watt al metro quadro. In base agli scenari futuri, ecco che questo è il grafico contenuto nell'ultimo assessment report, e qui vediamo i due estremi, insomma i due representative concentration pathways in watt al metro quadro, quello più favorevole di circa 2,6 watt al metro quadro a fine secolo, che è quello che giustifica un convegno di questo genere, cioè è lo spazio di manovra che abbiamo davanti. Se costruiamo una scienza che ci aiuta a ridurre le emissioni, a cambiare l'approccio economico alle risorse del pianeta, abbiamo la speranza di contenere l'aumento termico in circa un grado in più rispetto a oggi e poi stabilizzarlo in tutto il periodo successivo, cosa che rende più facile l'adattamento. Se invece continuiamo a pubblicare gli articoli di giornale con il Politecnico è diviso, e quindi questo lascia pensare che ci sono troppi dubbi per agire, ecco che ci sfugge di mano la situazione con lo scenario da 8,5 watt a metro quadro che, con la banda di incertezza nel caso peggiore, ci dà 5 gradi in più circa a fine secolo, e 5 gradi sono, chiamiamola col suo nome, una catastrofe nel senso proprio della biosfera, della pressione che verrà indotta sulla specie umana e su tutta la biosfera. Questo è un po' più a lunga gittata, un modello della comunità scientifica francese che poi è stato integrato nell'IPCC, e qui vediamo caso peggiore fino a 6 gradi in più a fine 2100, ma 12 gradi in più all'orizzonte di qualche secolo, cioè i nostri pronipoti. 12 gradi in più sono una terra che consentirà probabilmente alle lucertole di evolversi nuovamente in dinosauri. Vedremo noi che parte avremo in questo mondo. Se invece avremo speranza di condizionare il nostro futuro favorevolmente, ecco una curva accettabile che è quella di prima, dove aumentiamo di circa un grado e poi hic manebimus optime o quasi. Scenari mediterranei, soprattutto estate siccitosa e calda, tutte le estati di fine secolo come il 2003. Intervallo. Eventi estremi, gli eventi estremi sono cattivi perché producono i danni in poche ore, mentre quelli sono processi più lunghi, ci danno più tempo per adattarci. Questa è Genova esattamente 2 anni fa, con 400 mm nel giro di un pomeriggio, e questi, sappiamo tutti, sono gli eventi che poi generano le vittime, generano enormi costi di ricostruzione valutati in miliardi di euro. Le Cinque Terre, un luogo caro del turismo di tutto il mondo, ma sappiamo benissimo l'uragano Sandy a New York, che cosa ha fatto? Era un piccolo uragano, anzi non era nemmeno classificabile nella scala degli uragani, che va da 1 a 5. Pensiamo a un uragano di categoria 5 su New York, cosa avrebbe fatto? Già lì abbiamo avuto 200 vittime, 50 miliardi di euro di dollari di danni, e la metropolitana allagata, prima volta, allagata dall'Oceano Atlantico. Il mare sta anche aumentando, 19 centimetri in più nell'ultimo secolo, 3,2 millimetri anno il tasso attuale, in aumento via via che l'espansione termica e la fusione dei ghiacciai incrementerà. Scenari dell'IPCC attuale: caso migliore, se ci va bene, una ventina di centimetri, l'estremo della banda di incertezza sullo scenario più favorevole, ma anche invece un metro in più sul fine secolo. Un metro è tanto, Pensate a tutte le città costiere che ci sono e al numero di persone che possono essere costrette a muoversi da un cambiamento della geografia planetaria di questo genere. E poi continua per molti secoli. Il commitment dell'aumento del livello del mare nel futuro è valutato in circa un metro per grado, quindi vuol dire arrivare nei secoli successivi a 5-6 metri in più per i nostri pronipoti. E questo intervallo. Questo grafico ci fa capire che stiamo giocando veramente con il fuoco, stiamo giocando con le instabilità che sono presenti nel nostro sistema. La civiltà, l'Olocene, e quindi lo sviluppo della civiltà umana è stato possibile perché siamo rimasti in uno stato di relativa stabilità. Vedete che dal grafico di prima delle variazioni termiche non abbiamo avuto più di un grado e mezzo di variazione in 10.000 anni. E oggi noi rischiamo di fare questi giochetti da flipper e di superare una soglia di stabilità
modesta, che basta una piccola spinta, per esempio il forzante radiativo di 2 watt al metro quadro, e finire poi in una nuova valle che potrebbe non essere la valle dell'Eden. Vabbè, queste cose io sono convinto che ne parlerà l'amico Stefano Caserini oggi su problemi di comunicazione del cambiamento climatico. Termino dicendo che non è tutto così, nel mondo abbiamo anche paesi dove si cerca di fare una buona comunicazione del clima, le soluzioni le sappiamo, ne abbiamo parlato un po' ieri, che non siano soltanto greenwashing, ma che sia veramente un nuovo approccio delle risorse, ma è importante tenere presente che questi argomenti di mitigazione, che poi toccano i rifiuti, toccano l'energia, non sono solo per il clima, sono anche per tutti gli altri problemi che sono identificati dal rapporto dei limiti della crescita. Mi sembra che siamo in una situazione di win-win. Risolvendo i problemi del clima, risolviamo anche tutti gli altri problemi dei limiti della crescita, delle risorse, degli inquinanti che fanno male alla salute. Mi sembra che questa connessione non sia ancora molto esplicita. Continuiamo a vedere queste problematiche in termini troppo compartimentati. Siamo venuti qui oggi io e il collega Andrea Fanelli con l'auto elettrica, felicemente caricata ieri con i pannelli fotovoltaici col sole di ottobre, e possiamo dire qui in un politecnico che deve elaborare delle nuove visioni tecnologiche applicative di futuro, che secondo noi possiamo farcela. Ma, e chiudo con questo significativo rapporto di incidente aereo, l'aeronautica secondo me è un campo eccezionale per aiutarci a progettare la resilienza. Tutti sanno che quando si precipita in aereo ci si fa molto male o si muore, è elevatissima la probabilità di morire. Le procedure che sono state sviluppate dai 100 anni di aviazione sono eccezionali. Ogni incidente viene studiato con grande cura e dà luogo a delle prescrizioni cogenti planetarie. Se c'è uno strumento che funziona male, tutti gli aerei che lo montano vengono lasciati a terra finché non viene sostituito. E c'è tutto un processo per cui anche i tecnici che lo hanno sviluppato lo correggeranno, le procedure degli uomini, dei piloti che pilotano l'aereo cambiano in base all'apprendimento dell'incidente. C'è un incidente molto significativo. È il disastro di Kenilworth in Inghilterra l'8 gennaio dell'89. Era 10 giorni prima della conferenza sul clima di Torino. Un B737 parte da Londra, diretto mi sembra insomma nel nord della Gran Bretagna, e a un certo punto una paletta della turbina si stacca e crea un grosso danno al motore di destra, il quale comincia a sputare fumo e fiamme. I passeggeri dal finestrino vedono il fumo e le fiamme e ovviamente si inquietano tantissimo, si spaventano, chiamano la hostess e le dicono: guardi che cosa sta succedendo, avverte i piloti, ci abbiamo un motore in fiamme. E la hostess dice: ma cosa credete, che i piloti non sappiano fare il loro mestiere? Taccia lei, cosa crede di capirne di aeronautica? Sicuramente hanno già preso i loro provvedimenti. E non avverte i piloti. I piloti non hanno in quel modello di velivolo la visibilità del motore. Dimenticano di guardare degli indicatori, c'era l'indicatore di vibrazioni che avrebbe detto qual era il motore in fiamme, e si basano su un'idea sbagliata, cioè il rischio di tipo 2 che ci ha ricordato ieri il ministro Giovannini. Hanno in testa lo schema dell'aria condizionata dell'aereo e sanno che l'aria che arriva in cabina, il riscaldamento che arriva in cabina, è del motore sinistro. Sentono puzza di fumo in cabina e quindi dicono: il motore che è in fiamme è il sinistro, spengono il motore buono. E continuano a volare con il motore in fiamme, che ancora un po' va, sufficiente a tenere l'aereo in volo. Mayday, atterraggio di emergenza nell'aeroporto di Kenilworth. A questo punto, quando sono quasi in atterraggio, danno gas per prendere l'assetto giusto, ma dando gas al motore in fiamme, questo esplode e l'aereo impatta sull'autostrada M1. E abbiamo 47 vittime, i piloti sopravvivono e verrà ritirato loro il brevetto, ma questo ci dice chiaramente che l'umanità in questo momento è su quell'aereo, la scienza ha guardato fuori dall'oblò e vede un motore in fiamme, sta cercando di avvertire i piloti, che direi
sono la nostra politica, i nostri leader, ma in mezzo c'è una hostess che ci impedisce di entrare nel cockpit e ci dice: cosa volete saperne voi? Loro sicuramente sono già informati. Grazie. D'altra parte, siccome siamo divisi, non si può pretendere che ci prendano sul serio, questo è il punto fondamentale. Questa cosa non finisce qui, comunque, sulla divisione. Qualche iniziativa la prenderemo, se non altro scrivere a tutti i colleghi del Politecnico chiedendo di sapere chi è diviso, ecco, e poi provvederemo a scrivere una lettera aperta al direttore della stampa perché ci riveli le sue fonti, quantomeno. Grazie della splendida relazione che ci ha dato un quadro molto molto vivido di qual è la condizione in cui ci troviamo in questo momento. Avevamo previsto di fare effettivamente delle domande, degli interventi dopo ogni relazione. Io direi che, considerati i tempi generali, si può immaginare di fare una sorta di unica sessione di domande alla fine degli interventi, perché sennò diventa difficile poi gestire effettivamente le successive relazioni. Come tempo di respiro ci rimane il tempo di spostare i relatori per fare le loro relazioni e quattro parole che sto dicendo, il tipo di quelle che sto dicendo io in questo momento. Direi di passare a questo punto alla seconda relazione, che è quella del professor Bardi dell'Università di Firenze, che è un esperto di picco del petrolio, lavora con l'ASPO, è parte dell'ASPO, l'associazione che segue il picco del petrolio, ha sviluppato studi in particolare per conto del Club di Roma riguardo a questo argomento e ci parlerà di risorse, non soltanto di petrolio, in generale della dinamica delle risorse del pianeta. Prego. Buongiorno a tutti. E grazie per essere qui. Ora, se si può avere la mia presentazione, che comincia con un titolo, come vedete, abbastanza formale, con le associazioni, con i gruppi e le università che hanno portato a questo lavoro che sto facendo con i miei collaboratori da ormai da un po' di anni e che mi ha portato ad essere un po' il punto di riferimento forse dei picchisti di questa strana setta di creature che adorano una particolare entità che vedete qui, che è questo oggetto, che è il famoso picco, appunto, che ormai avrete capito che è un simbolo mistico, non è una cosa scientifica, forse, almeno in questo, forse questa è la divisione di cui parlava Angelo, fra quelli che vedono il picco in termini religiosi e quelli che lo vedono in altri modi. Comunque, questo picco in realtà è un oggetto su cui si può lavorare per anni e trovarci molte cose interessanti, perché è un punto intermedio fra la geologia e l'economia sostanzialmente, ma non solo la geologia, c'è di mezzo la biologia, c'è di mezzo il comportamento umano, c'è di mezzo la neurologia, c'è di mezzo la dinamica dei sistemi, quindi vi potete divertire con questo oggetto a fare scienza interdisciplinare per una vita, se volete, se trovate qualcuno che ve la finanzia, perché come sapete quelli di voi che sono ricercatori, l'unica scienza che è impossibile da finanziare è quella interdisciplinare e quindi si fa solo di straforo con gli avanzi dei fondi di altre ricerche. E come anche sapete, nella vita c'è una regola che dice le cose fatte illegalmente sono quelle fatte nel modo più efficiente, per cui si riesce a fare anche probabilmente del buon lavoro su queste cose. Allora, questo picco se ne potrebbe discutere per non so quante ore si potrebbe parlare di picco. In realtà oggi non vi parlerò troppo della matematica, della teoria, della modellizzazione che sta alla base del picco, tanto sulla capacità che ha questo picco di farci una previsione del futuro, che in fondo è quello che è il titolo di questa conferenza. Ci stiamo occupando del futuro e quindi vediamo che cosa possiamo trovare con questa cosa, tanto per darvi un'idea, senza entrare nel dettaglio di quello che del perché del picco, che ne parleremo in un'altra occasione o comunque ne potremo discutere, vi faccio vedere qualche piccolo esempio della sua capacità predittiva. E queste sono due figure fatte da Jean Laherrer, che è uno dei precursori della teoria del picco. Jean Laherrer è un geologo francese e la figura di sinistra che vedete, questa è la produzione petrolifera mondiale totale, la figura di sinistra è stata fatta 9 anni fa, quella di destra
e del mese scorso più o meno, e vedete che effettivamente questo picco ha una certa capacità predittiva, nel senso che già 9 anni fa, senza sapere niente di numeri, di riserve, di analisi sofisticate della quantità dei pozzi, della loro distribuzione, delle tecnologie, avremmo comunque potuto prevedere l'andamento della produzione petrolifera, l'abbiamo previsto, la RR l'aveva previsto, a una distanza di circa 10 anni, che non è male come capacità produttiva, ci dice qualcosa effettivamente, con dovuta attenzione, perché vedete un dettaglio, nella curva di 9 anni fa non c'erano quelle entità che vedete in basso a destra, che sono i cosiddetti idrocarburi non convenzionali, che secondo alcuni hanno completamente rivoluzionato l'estrazione e la produzione petrolifera mondiale, e in effetti un loro effetto l'hanno avuto, però anche se le mettete in prospettiva sulla base di questa figura, vedete che abbiamo, insomma, sono una cosa abbastanza marginale, nel senso che ci consentono al momento di mantenere la produzione più o meno costante, ma non sono un, come dicono gli americani, un game changer, un qualcosa che cambierà fondamentalmente la situazione. Quindi questo è un effetto puramente empirico di questo picco, che peraltro può servire per delle previsioni, secondo me, anche più preoccupanti, più qualitative se volete, ma più generali, perché in fondo quelli di noi che non sono operatori del mercato petrolifero non è che interessa tantissimo sapere quale sarà la produzione petrolifera in milioni di barili al giorno fra un anno, si interessa forse come normali utenti del trasporto veicolare, ci interessa sapere quanto costerà la benzina, ma in fondo non è che sia poi così sensibile al picco, perché la benzina principalmente la paghiamo in termini di tasse, ma ci sono certe capacità predittive del picco che hanno a che vedere con la sua andamento qualitativo, che ci dice che in sostanza abbiamo una situazione di vacche grasse, di vacche magre, a seconda di quale parte del picco ci troviamo, e di questo l'abbiamo visto bene ieri quando si è discusso estesamente del concetto della crescita, ed è stato detto più volte che c'è questa dicotomia, questa divisione, non so se all'interno del Politecnico, ma sicuramente all'interno della politica, nel senso che la maggior parte, quasi tutta la politica, preme per la crescita, la crescita, la crescita, perché la parte di crescita della produzione abbiamo la zona delle vacche grasse. In effetti è vero che la crescita è una fase positiva, nessuno vuole veramente decrescere, nonostante quanto lo si possa chiamare decrescita felice, ma in realtà la decrescita è un grosso problema. Quindi se noi non riusciamo a stabilizzare questa cosa, questo andamento dell'economia che è basata su risorse non rinnovabili, ci troviamo in difficoltà, e su questa base possiamo fare delle predizioni. Per esempio, avete tutti visto la situazione nel Medio Oriente, nel Nord Africa, le varie rivoluzioni, le varie problemi sociali, politici, eccetera. Allora vi posso, sulla base di queste cose, posso prevedere dove sarà la prossima rivoluzione nel mondo medio orientale, e a mio parere sarà qui. E ora vi spiego perché. Questa è una foto della città di Sana'a, nello Yemen, dove non ci sono mai stato, forse qualcuno di voi c'è stato. Comunque io ho avuto la possibilità di viaggiare nel Medio Oriente, nei paesi arabi un po', e mi sembra che sia abbastanza tipico. E lo Yemen è un paese estremamente interessante, un paese con antiche tradizioni, un paese culturalmente molto vitale, però avrete forse letto, se avete avuto tempo, che già si cominciano a vedere dei sintomi di problemi sociali, umani, economici e politici, con le classiche dimostrazioni, gruppi di armati che lottano contro il governo, sono tutte queste cose qua. Allora, e io credo che peggiorerà molto per varie ragioni, una delle quali è che lo Yemen è questo posto piuttosto piccolo sull'estremità sud della penisola arabica, e in questa regione, che è piuttosto molto limitata, è anche nettamente più piccola dell'Italia, ci sono 24 milioni di persone.
Questo è un grosso problema. Vedete come, cosa sta succedendo. Dagli anni 50 a oggi la popolazione è salita. I dati più recenti, questi non è aggiornata, ma i dati più recenti parlano di 24 milioni e mezzo di abitanti nello Yemen, e i dati più recenti ci dicono che circa l'83% dei consumi alimentari nello Yemen per questi 24 milioni e mezzo di persone sono importati. E lo Yemen è un paese sabbioso che non produce quasi niente, eccetto petrolio. Ed ecco qua il problema del picco. Vedete, lo Yemen ha diverse zone petrolifere piuttosto importanti, la produzione di 450.000 barili di petrolio al giorno è circa 3 o 4 volte tanto la produzione italiana, tanto per metterlo in prospettiva, quindi è una produzione importante rispetto a un paese di 24 milioni di abitanti, molto importante, ed è la base dell'economia dello Yemen, ed è questo che gli ha permesso di crescere in termini di popolazione da quello che era qualche milione di persone all'inizio del secolo scorso a quei 24 milioni di persone che è oggi. Adesso però vedete tutti qual è il problema. Il consumo sta raggiungendo la produzione, il picco di Hubert, il picco del petrolio l'avete visto molto bene, e io sono sicuro che questo picco qua è abbastanza irreversibile, nel senso che se ci fosse modo di incrementare la produzione avrebbero trovato il modo di farlo. E sta semplicemente succedendo nello Yemen che i pozzi, i giacimenti si sono esauriti seguendo una traiettoria abbastanza simile a quella del picco di Hubert. Adesso ci troviamo di fronte a un problema di vacche magre, e non credo sia particolarmente difficile per voi capire che quello che va a succedere nei prossimi anni nello Yemen non sarà piacevole per gli yemeniti, perché dovranno trovarsi a sostenere una popolazione di 24 milioni di persone senza le risorse economiche necessarie per importare sufficiente cibo, cosa che è d'altra parte esattamente quello che è successo in Egitto. In Egitto era un fenomeno meno importante, se ci fate caso, perché vedete la produzione petrolifera è molto più bassa di quella, circa un decimo di quello dello Yemen, quindi l'Egitto non dipende così tragicamente dalla produzione petrolifera di quanto ne dipende invece lo Yemen. Ciò nonostante, l'incrocio della curva dei consumi e della curva di produzione ha portato a un momento di instabilità politica che abbiamo tutti visto, di cui abbiamo letto tutti e visto in televisione. E c'è questo rapporto. Molto spesso la produzione petrolifera ha un evidente effetto politico. È un caso un po' diverso quello della Siria, sarebbe interessante parlarne. La Siria in realtà ha avuto questo sconquasso politico non tanto per un problema petrolifero quanto per una siccità prolungata che ha praticamente distrutto l'agricoltura. Comunque vedete, queste economie sono estremamente sensibili allo sviluppo, alla capacità che avete di produrre un prodotto che si esporta come il petrolio. Allora, parlando di Yemen, poi ci viene in mente un'altra cosa, un altro paese che forse riconoscete qui, che forse per nostra fortuna è ancora meno dipendente dalla produzione petrolifera, però il problema, qualche problema lo vediamo, e abbiamo, per il momento non abbiamo niente di simile all'insurrezione dei fratelli musulmani che c'è nello Yemen, anche se a mio parere abbiamo anche qualche organizzazione qui da noi che può fare altrettanti danni, penso, ma non mi fate fare nomi. E se andiamo a vedere la produzione petrolifera italiana, vedete che è una situazione completamente diversa, nel senso che noi abbiamo una produzione, la linea blu la vedete, che è molto bassa rispetto al consumo. Siamo in una situazione di stasi produttiva, ma ci fa abbastanza poco effetto, considerando che anche se abbiamo passato il nostro picco, in ogni caso i nostri consumi sono circa 93% sono importati, per cui la produzione interna del paese ha un effetto abbastanza limitato, anzi praticamente trascurabile, sulla nostra economia. Però evidentemente c'è qualche problema, perché comunque questo petrolio lo dobbiamo importare, e noterete il declino
nettissimo nei consumi petroliferi negli ultimi 10 anni circa, che ha un effetto sostanzialmente simile a quello dei paesi produttori, salvo che noi risentiamo degli aumenti dei prezzi della produzione petrolifera globale. Non produciamo da noi, dobbiamo pagare. Siccome dobbiamo pagare sempre di più, riduciamo i consumi, volenti o nolenti, perché non è il risultato di una politica specifica della riduzione dei consumi, ma il sistema si adatta, si contrae, perché non è più in grado di assorbire gli aumenti dei prezzi. E questo è uno dei problemi che ci troviamo di fronte, di un'economia che per queste ragioni si trova in netta difficoltà, specialmente negli ultimi anni. Negli ultimi 4-5 anni abbiamo avuto una serie di rapporti politici interessanti. Questo non so se vi ricorda una cosa che forse avete letto culturalmente, i rapporti dell'armata italiana e Russia negli anni 40. Stiamo sempre vincendo, non si sa come vincevamo sempre, però dopo, sempre alla fine. E quindi che succede? Questi titoli di giornale sono sempre ottimisti. Ora, quest'anno è andato disastro, però l'anno prossimo sarà molto meglio, ma rappresenta semplicemente questo. Il fatto che il nostro prodotto interno lordo, gross domestic product, negli ultimi anni non è più in crescita, ma tende a scendere, è un evento abbastanza evidente, che si correla, a mio parere, con l'aumento dei prezzi di tutte le materie prime e in particolare del petrolio. Questa è una cosa che vediamo in particolare se analizziamo il GDP, il prodotto interno lordo per persona. Allora vediamo che effettivamente l'ultima fase, quella in cui ci troviamo oggi, è una fase abbastanza particolare, abbastanza epocale, perché non negli ultimi 30 o 40 anni non abbiamo visto niente del genere, abbiamo visto delle oscillazioni, abbiamo visto dei cambiamenti, ma qui una diminuzione sostenuta, continua e apparentemente irreversibile del prodotto interno lordo, che poi è la ricchezza del paese, bene o male, per persona, non l'avevamo mai vista, una cosa che somiglia abbastanza, anche se è meno pronunciata, di quella della Grecia. E è molto interessante andare a esaminare queste curve per i vari paesi europei e vedete come la situazione politica, la percezione pubblica di quello che si può e si deve fare, cambia in funzione dell'andamento del prodotto interno lordo. Se ne discuteva ieri dei limiti del prodotto interno lordo come indicatore, come misura dello stato di salute dell'economia di un paese, e indubbiamente questi limiti ci sono, non c'è nessun dubbio, ce lo raccontava il ministro Giovannini, però comunque è una misura abbastanza interessante di quello che fa l'economia di un paese, di quello che può fare, e si nota una nettissima correlazione quando il prodotto interno lordo comincia a scendere, soprattutto quando comincia a scendere per persona, per abitante. Allora ti trovi ad avere meno ricchezza disponibile, ti trovi ad avere problemi di ogni sorta. A questo punto nascono i problemi politici, che da noi appunto non hanno ancora raggiunto l'intensità, il disastro che può essere stato in paesi come l'Egitto o la Siria, che però chiaramente la situazione non promette bene. Allora, cosa sta succedendo? Vi ho già accennato un po' questa correlazione fra il mercato petrolifero mondiale e il sistema economico italiano. Il sistema economico italiano, che come tutti sapete è un sistema trasformativo, è un sistema che importa risorse, materie prime, quelle che le chiamiamo, le trasforma e le rivende sul mercato. Quindi di fronte a un incremento dei costi delle materie prime noi ci troviamo in doppia difficoltà, perché ci costa di più quello che dobbiamo importare e i prodotti che possiamo produrre sono più costosi e quindi trovano meno mercato all'estero. Quindi è una situazione non ancora yemenita, ma insomma difficile, perché quello che sta succedendo è generale. Cioè, vedete, questo, tutta Europa si trova in questa condizione. Per qualche ragione l'Italia si trova in una condizione un po' più difficile di altre, della media dell'Europa, un po' più difficile della Germania. Vedete, questa curva fino al 2011 veniva utilizzata per dimostrare quanto sono malvagi i tedeschi.
perché loro crescevano e noi avevamo già cominciato a diminuire. In realtà il problema si trova in tutta Europa ed è sempre lo stesso problema. Non riusciamo più a crescere con la stessa consistenza, con la stessa predicibilità, con la stessa capacità che avevamo fino a qualche anno fa. Quindi sta succedendo qualche grosso problema che io vi propongo come un'interpretazione, non diciamo eretica, perché sicuramente non sono il solo a proporre questa interpretazione, però è un'interpretazione sicuramente di minoranza. La maggioranza degli economisti fuori da questa stanza ritiene che la crisi attuale, quella che vedete qui, sia dovuta a fattori finanziari, a fattori diciamo correlati all'andamento dei prezzi dei sistemi finanziari, dei trasferimenti di capitali, della tassazione e cose del genere. Ma una frazione appunto minoritaria, un po' eretica, ritiene che invece siano direttamente causati dagli aumenti dei prezzi delle materie prime. Adesso vi faccio vedere qualche esempio di quello che sta succedendo specificatamente in Italia, per darvi un'idea quantitativa di queste cose, perché non c'è in giro là fuori, sulla stampa per esempio, si parla del Politecnico di Viso, ma non si menzionano i dati quantitativi del problema che sta azzoppando, appesantendo, facendo affogare, oserei dire, l'economia italiana. Allora, questi sono dati, cioè un pochino di dati che non vi sto a leggere casella per casella. Comunque fate caso a qualche dato. Importazione di combustibili fossili nel 2012, 66 miliardi di euro. Importazione di totale materie prime, 140 miliardi di euro. Il deficit totale è dell'ordine dei 180 miliardi di euro, qualcosa del genere. Ora, sono tanti o sono pochi? In realtà dipende da come variano, perché l'economia italiana ha sempre importato materie prime, ha sempre importato petrolio. Il problema è che, ora vi farò vedere qualche dato, le materie prime sono aumentate in termini di prezzi di circa un fattore 3, i combustibili fossili di circa un fattore 5. Quindi fate un po' di conti, purtroppo questi dati non sono facili da trovare a livello storico, però il peso delle importazioni di materie prime in Italia rispetto a quella che era la situazione circa 10 anni fa è aumentato perlomeno di una settantina di miliardi di euro. Ora, 70 miliardi di euro, se ne parlate al vostro economista, se siete seduti accanto a un economista per caso, se chiedete lì qualcuno, ci sono economisti in sala, 70 miliardi di euro, dice non è tanto. Questa è la risposta tipica dell'economista, perché in fondo dice il PIL italiano è oltre 1.500 miliardi di euro, quindi è un fattore piccolo. Eppure noi ci stiamo accapigliando per una manovra economica, quella basata sull'IMU, che copriva 29 miliardi di euro, soltanto 29 miliardi di euro, in confronto a un incrementato deficit